Eder, Mech, Pallister. Un tragico incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Una bambina di 5 anni è morta, mentre il pilota del velivolo, uno dei componenti della pattuglia delle frecce tricolori, si è lanciato con il paracadute. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni, mentre la mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al CTO e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota ha riportato delle ustioni ed è stato trasportato, sempre in codice giallo, al Giovanni Bosco. L'incidente si è verificato nei pressi dell'aeroporto di Torino Caselle, dove erano attese le frecce tricolori per il loro air show. Lo show è stato annullato in segno di cordoglio, così come tutti gli altri appuntamenti in programma all'Aeroclub di Torino Collegno, che avrebbero dovuto celebrare il centenario dell'aeronautica militare. Secondo le prime notizie, la freccia è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista, poi prendendo fuoco. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di una bird strike, ovvero l'impatto con uno stormo di uccelli, ma non è da escludere neanche il guasto al motore. Allora, praticamente stavano facendo un sorvolo sulla pista di prova, perché domani c'era un passaggio, una manifestazione, e pare che sia stato un bird strike, cioè uno dei velivoli ha avuto degli uccelli rivolatili che sono entrati nel motore. Il pilota ha accompagnato il meglio che ha potuto il velivolo fino al suolo, poi si è iniettato. Il problema è che il velivolo, quando è andato a impattare al suolo, è andato addosso a una macchina con una famiglia e purtroppo è morta una bambina piccola e il fratello e i genitori sono in ospedale. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.